A questo punto vorrei che tornassimo un attimino dopo la tua esperienza diretta di natura di contatto con esseri extraterrestri o presunti tali. Vorrei ritornare un attimino a quello che è il tema centrale della puntata, cioè parlare di Nibiru. E vorrei farlo ponendoti la prima domanda che sul gruppo Storia Dossier ci è stata segnalata dai nostri lettori. Alcuni anni fa, come è noto, è stato individuato un pianeta al quale è stato attribuito il nome Sedna. Sembrerebbe che qualcuno lo avesse associato a Nibiru, quindi identificando Sedna e Nibiru nello stesso pianeta, quindi dando conferma a quanto paventato da Sitkin nei suoi studi di sumerologia. Ecco, tu che cosa ne pensi al riguardo? Eh sì, perché lui studiava Sitkin, studiava le lingue antiche e scoprì Nibiru con i suoi studi. Sì. Sì, sono praticamente uguali. Allora ti spiego, quando nel 2003 Nibiru iniziò a vedere con i telescopi con più facilità, chiaramente ci riuscirono anche degli spagnoli e tutto quanto, quindi la cosa poteva venire ufficializzata in breve tempo. Chiaramente, per tenere un po' la situazione di Nibiru celata, la cosa migliore che fanno, che poi in realtà è la peggiore in realtà dei fatti, è quella di darci un altro nome. Come se io mi chiamo Gennaro e dicono: no, Gennaro non esiste perché si chiama Pasquale. Allora io mi faccio chiamare Pasquale, Gennaro non esiste tu. È la stessa cosa, però invece è sempre Gennaro. Hanno fatto la stessa cosa. Perché poi inizialmente certi dati erano uguali, quindi anche la sigla uguale. Insomma, certe situazioni si notano, anche lo scopritore Michael Brown lo stesso, certe cose sono veramente strane. Ci sono una serie di somiglianze che non sono casuali. Poi, tra l'altro, vedi la sigla 2003 OB313, cioè appunto anche questa sigla aveva delle situazioni che poi somigliavano a quello che era nel discorso di Nibiru, a Nibiru stesso, In insomma. che No, senso, scusa, Gennaro? praticamente quando devono siglare un pianeta, prima di darne un nome, lo siglano. Praticamente 2003 OB313 era la sigla che volevano dare gli spagnoli a questo pianeta X, che era Nibiru proprio, no? E poi invece fu dato a Sedna la stessa sigla. È strana la cosa, perché quando si scopre un corpo celeste, insomma, Certo, ognuno ha la sua sigla, voglio dire. fatto sta che, a parte quello appunto che dice la scienza ufficiale, comunque ufficialmente si nega tutto, ma nel fin dei conti si sa che è la verità. Le autorità che sanno, chiaramente non tutte sanno, perché se la notizia si diffondesse per tutte le autorità, tu puoi immaginare, facciamo finta, abbiamo 8.000 sindaci solo in Italia. Loro per la carica che coprono dovrebbero sapere la verità, perché se 8.000 persone sanno la verità, e allora poi si divulga a tutti, no? A macchia d'olio, certo. Ecco, Gennaro, qual è la verità in sostanza su Nibiru? La verità è che il virus esiste e che si sta avvicinando sempre più a perihelio, che è situato tra Marte e Giove, a 3,25 unità astronomiche dal Sole, che poi avverrà a giugno del 2013, questo perihelio. Ma quando è che potrebbe essere visibile? Occhio nudo, a breve sicuramente. Io non ho dato date semplicemente perché anche quando una cosa è visibile, c'è sempre qualcuno che la confuta dicendo: ah, ma sono riflessi. Però invece tra il riflesso e vedere Nibiru c'è una bella differenza. Dei video in cui per esempio compare il sole, un riflesso e poi Nibiru, non è che sono due riflessi. Per chi sa vedere bene che nel campo, insomma, che ne capisce qualcosa, lo capisce con riflesso, e però l'altro cos'è? L'altro è Nibiru. E poi, guarda, oltre che queste creature extraterrestri, chiaramente per prime,
però anche comunque tante autorità me l'hanno anche confermato. Che cosa ti avrebbero confermato le autorità, Gennaro? Allora, praticamente le autorità naturalmente non dicono nulla per non fare impaura la popolazione, perché dalla paura si passa a non capire più niente. Dopo veramente è un casino. E invece no, gestire la situazione dell'emergenza in una maniera responsabile, ben fatta, e quindi per questo adesso poi sto dando un po', diciamo, la seconda fase, quella anche di prepararci psicologicamente. Noi abbiamo tutti noi una forza dentro di noi. Questa forza semplicemente non è una forza fisica, è una forza proprio psicologica. Se la sappiamo sfruttare bene, tutte le emergenze passano e riusciamo ad arrivare nel futuro senza danni. Se invece ci facciamo prendere dalla situazione, dopo non capiamo più niente. Ti volevo fare questa domanda. Nibiru lo hanno descritto come il pianeta dell'attraversamento, il pianeta del cambiamento. Anche i Maya, a secondo quanto stanno divulgando gli studi, vedevano in questo 21 dicembre 2012 il famoso calendario del lungo computo come un azzeramento, la fine di un'era e l'inizio di un'altra. Alcuni hanno associato questo passaggio di era con il transito di Nibiru e anche in altri, come gli indiani Hopi. Insomma, si parla di un passaggio un po' catastrofico dovuto alla sua grande massa planetaria, che creerebbe comunque delle attrazioni gravitazionali non indifferenti. Secondo te, i governi, che comunque bene o male sono a conoscenza della situazione, immagino da anni, stanno comunque affrontando la cosa, l'emergenza, gestendola in modo tale da poterla Per superare? questo motivo praticamente sto passando alla seconda fase, che è proprio quella della preparazione anche psicologica delle persone. Allora, chiaramente, quello che si è fatto, le autorità che sapevano cosa hanno fatto, chiaramente per non far impaurire la gente non hanno ufficializzato nulla. Da una parte, chi ha portato avanti il discorso di Nibiru comunque è stato sempre ben accetto, se arrivava qualcuno, arrivata da chi sapeva la verità, da chi non la sapeva e credeva naturalmente che persone come noi, diciamo, che parlavano di Nibiru parlassero di cose insensate, ecco. E praticamente comunque si sa, la gente è stata informata in qualche maniera, anche se non da delle persone, che io sia io o che siano altri, comunque è stata informata da una parte. Dall'altra parte le autorità non hanno detto mai nulla, però perché si sperano sempre anche di poter, diciamo, tenere la situazione sotto controllo. Allora questo ha fatto sì che nel corso degli anni non sia mai detto nulla, perché comunque anche se ci sono state catastrofi immani, e comunque si prevedeva, sai, sapeva che comunque poi qualcosa succedeva, difatti di tanto in tanto succedono queste catastrofi, se non che ora supera quello che era la media di una volta. Se non, magari, cioè, se li confrontiamo magari con terremoti record, magari una volta era come adesso, no? Però mentre una volta c'era, diciamo, un solo terremoto, facciamo finta di 7 Richter così, adesso nel giro di qualche settimana ci sono tantissimi forti terremoti. Però mentre una volta c'era un solo terremoto di tanto in tanto, adesso abbiamo tantissimi terremoti. Sì, diciamo che se anche rispetto al passato l'intensità nella scala Richter comunque è rimasta meno male nella norma, sicuramente rispetto a poco tempo fa, parliamo di una decina d'anni fa, sicuramente è aumentata l'intensità con la quale si verificano terremoti, tsunami e altri eventi catastrofici naturali. Sì, quindi insomma tutto sta succedendo, però praticamente quindi non hanno ufficializzato nulla per non far venire un panico totale, però adesso chiaramente la situazione andrebbe ufficializzata, ma in che maniera? La presenza di Nibiru andrebbe ufficializzata, ma preparando le persone psicologicamente, la popolazione va preparata psicologicamente. Quando per esempio vediamo il Giappone e sembra che nessuno, siano tutti pronti, no, alle scosse di terremoto, ma perché? Ma perché sempre la popolazione viene
fin da bambini Sì, vengono. diciamo che il Giappone ha una tradizione per quanto riguarda la frequenza con la quale si verificano i sismi, e questo nell'arco degli anni, dei decenni, ha portato a una sorta di preparazione. Infatti, il Giappone è all'avanguardia sia come misure antisismiche, che prevedono anche un determinato comportamento da parte della popolazione. Indubbiamente la preparazione, l'indottrinamento, la schematicità di adottare determinate risposte al verificarsi di sismi, comunque di fenomeni naturali catastrofici, è fondamentale. Sì, fanno delle giornate proprio su questi temi, no? Sui temi dei terremoti, quindi fanno la prevenzione, sanno che prima o poi la scossa del terremoto può avvenire e fanno prevenzione, fanno queste giornate proprio. Quello che da tante parti non si fa, quindi il problema rimane adesso che se uno sta bello spaparanzato in poltrona, che anche giusto che sia, però se uno non è parato, è quello il problema. Perché tante cose, cioè dal nulla al tutto, dopo un problema. Invece, se uno è preparato psicologicamente, sa affrontare la cosa, la situazione che verrà non è che sì, di cataclismi, ok, però c'è il punto che non è che questi cataclismi dureranno per sempre. Dopo tutto tornerà alla normalità dopo il passaggio di Nibiru. E poi ci sarà questo contatto con queste creature extraterrestri. Quindi, preparando psicologicamente. Ecco, Gennaro, parliamo anche di questo incontro con esseri provenienti da altri pianeti. Quando si potrebbe verificare, visto, diciamo, i tuoi canali, ecco, ti è stato lasciato questo messaggio, ti è stata data la possibilità di sapere quando si dovrebbe, verificare questo incontro ufficialmente? Tranne molto, perché siccome Nibiru a giugno 2013 al perielio, chiaramente questo contatto dovrà avvenire nel brevissimo tempo, perché proprio quando Nibiru 3600 anni fa, quindi ogni passaggio di Nibiru che c'è stato, era proprio quando Nibiru era vicino al perielio che c'era questo contatto sulla Terra con gli Anunnaki che tornavano sulla Terra. Quindi il contatto deve esserci per forza in questo stesso periodo, a breve. Un'altra domanda che scaturisce da quello che si legge sul web. Ci sono molti che dicono che gli extraterrestri, gli Anunnaki o comunque anche altre razze, non sempre umanoide, siano sempre stati in realtà sulla Terra. Sitkin fa pensare, più che comprendere, fa pensare che in realtà non se ne siano mai andati Ci da sono questo delle pianeta. basi sotterranee, sì, questo sì. Praticamente, seguendo tutta la situazione loro, il loro interesse era quello di avere questo incontro già in passato con i terrestri, no? Extraterrestri, annunati con i terrestri. Però, che è successo? Quando poi, gli anni scorsi, questo contatto si voleva avere, cosa succede? Che gli Anunnaki per farsi vedere su tutta la Terra volevano sbarcare sulla Terra stessa, diciamo nel numero di all'incirca 1 milione di creature. Però siccome la popolazione all'interno di Nibiru degli Anunnaki è appunto di 1 milione proprio di creature, cosa avrebbero dovuto fare? Lasciare il loro pianeta disabitato per venire sulla Terra. Allora non si è potuta fare una cosa del genere, a quel punto sono intervenute altre razze, che poi già c'era il contatto tra le loro razze, c'erano 44 diverse razze di creature extraterrestri nella sola Via Lattea, quindi tu puoi immaginare nell'universo quante ce ne siano, cioè sono in realtà infinite le razze come è infinito l'universo. Se non che, quindi, per avere questo sbarco di 1 milione di creature, perché devono andare in tutto il mondo, non ha senso sbarcare due extraterrestri in un punto, per salutare e andare via. Quello, sai, non sarebbe mai un vero e proprio sbarco, perché la notizia, come al solito, subirebbe la solita cover-up e non se ne farebbe nulla. Una volta che si fa la cosa, la fanno eclatante.
Una volta che hanno deciso di farla, dovrebbe essere una cosa mondiale. Sì, infatti è tutto il mondo. Se non che, essendo gli Anunnaki il numero di 1 milione, si avvalgono anche di altre creature. Quindi, in tutto il mondo, quando sbarcheranno, non sbarcheranno solo gli Anunnaki, sbarcheranno altre creature extraterrestri. Alcune umanoidi, altre chiaramente non umanoidi. Però, su questo fatto, insomma, siamo tutti. Se vogliamo tutti bene nell'universo, è una cosa che si può separare. Poi vedi, avere di fronte a sé, diciamo, facciamo così, di fronte a sé una creatura umanoide, magari dà meno problemi di approccio, diciamo, cioè di legame, di stare assieme, cioè nel senso di questo legame, piuttosto che una creatura non umanoide.